Buongiorno. Lavoro al Museo Paul di Pezzoli, mi occupo della cura e della gestione delle collezioni. Le collezioni sono al centro della vita di un museo, ovviamente, se non ci fossero non ci sarebbe il museo. E le collezioni devono essere conservate e trasmesse alle future generazioni. Per questa ragione vengono adottate una serie di azioni che si chiamano di conservazione preventiva, ovvero una serie di interventi di controllo, di monitoraggio e di restauro o manutenzione che permettono di prolungare la vita del nostro patrimonio culturale. Ecco, tra le operazioni di conservazione preventiva c'è la spolveratura periodica delle superfici, delle opere, degli arredi, delle cornici o come in questo caso della specchiera. Periodicamente si controlla lo stato di conservazione delle opere per verificare che non si siano verificati dei cambiamenti, come ad esempio delle crepe, delle cadute, delle cornici oppure degli strati pittorici. Un'altra operazione importante che viene svolta tutti i giorni è quella di controllare la temperatura e l'umidità in tutte le sale del museo e nei depositi. La temperatura e l'umidità vengono registrate da appositi datalogger o sensori che sono posizionate nelle varie sale e nelle vetrine e che trasmettono i dati che raccolgono ogni 3 minuti a questo sistema, che ci permette anche di creare grafici, di osservare tutto contemporaneamente in un solo momento. Per la corretta conservazione delle opere, la temperatura deve essere tra i 19 e i 24 gradi centigradi e l'umidità, tra il 45 e il 55%. Grazie per aver guardato questo video. Vi aspettiamo alla riapertura.